In questo numero del Salus TG, 10 anni di attività in Iraq per emergenza sorrisi, 17enne canadese crea il prototipo di un cuore artificiale innovativo, scoperta nell'olio extravergine di oliva una sostanza nemica del cancro all'intestino. Portare il sorriso in tutto il mondo è da sempre l'obiettivo di Emergenza Sorrisi. Ridare il sorriso a bambini affetti da deformità del volto, quali labbro leporino, palatoschisi, ma anche sequela ai traumi di guerra, ustioni. E fra i paesi a cui i chirurghi sono molto legati c'è l'Iraq, dove svolgono la loro attività da 10 anni. Il primo medico formato a Nassiriya proprio dal dottor Abenavoli e oggi presidente di Emergenza Sorrisi Iraq è il dottor Adel. Le liste di attesa erano lunghissime e riuscivamo a intervenire al massimo su 25 pazienti l'anno. Oggi, dopo la nascita di Emergenza Sorrisi Iraq, riusciamo a trattarne oltre 300 l'anno. A soli 17 anni ha creato un prototipo innovativo di cuore artificiale, in grado, grazie ai sensori utilizzati per misurare la temperatura corporea, di adattarsi allo sforzo del paziente. Il cuore, messo a punto da Jonathan Levesk, è realizzato con materiali biocompatibili e quindi non prevede l'utilizzo di farmaci antirigetto. Grazie all'idea, realizzata nei laboratori del suo liceo, il ragazzo si è aggiudicato la medaglia d'oro all'Expo Scienza pancanadese e una borsa di studio per l'università. Il consumo quotidiano di olio extravergine di oliva ricco di acido oleico aiuta a prevenire e combattere i tumori intestinali. Effetti positivi che sembrano essere dovuti alla presenza dell'enzima SCD1 nell'epitelio intestinale, che funziona da principale regolatore della produzione di acido oleico nel nostro corpo. A scoprirlo è un lavoro dell'Università degli Studi di Bari, sostenuto dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.